Buongiorno a tutti, stamattina veloce video riguardante uno swap di un gruppo su Facebook. Questo swap è a tema cucina, cucina in genere, sia prodotti, cose da cucina, eccetera, insomma che riguarda il mondo della cucina. Quante volte ho detto cucina? E comunque. Vi faccio vedere perché domattina spero di riuscire a spedirlo, perché la swappina che mi è capitata è italiana, però vive in Irlanda. Non mi è mai capitato di spedire all'estero e devo un attimo andare a sentire, perché so che con le poste italiane ti costa un botto, però ho visto che lo fa tipo mail in the box, che è collegato, mi sa, a spedire subito.it, una roba del genere, quindi bisogna che vada a sentire, spero di riuscire a fare tutto. Allora vi faccio vedere che cosa le mando, io e lei ci siamo parlate, mi ha detto un po' i suoi gusti, eccetera. Io spero che intanto facciano partire tutto senza problemi. Io sinceramente, non avendo mai spedito all'estero, non ho la minima idea. Allora, le mando innanzitutto un po' di succhi di frutta, perché mi ha detto che in Irlanda non ci sono. Quindi li ho preparato. Adesso non ve li tiro fuori tutto perché sennò mi tocca rimpacchettare. E 3 succhi alla pera e 3 succhi alla pesca. Io prendo ormai da tempo. Prima prendevo gli yoga. Però adesso ultimamente sto prendendo questi dell'Eurospin e sia a me che a mio moroso ci piacciono tantissimo, quindi un po' di succhi. Poi a lei gli piacciono fare i dolci, ma non è proprio una grande amante, però gli piacciono i biscotti, almeno questo è quello che mi ha detto. Allora gli mando questi qui, questi sono buonissimi. Sono della Balocco, quindi anche sono made in Italy, quindi sicuro in Irlanda non penso che li trova. Sono carini perché hanno queste faccine. E poi tra l'altro ho fatto una creazione in resina con questa immagine perché è troppo carina. Quindi queste. Poi mi ha detto che preferisce il salato al dolce, per cui le mando queste brioche salate con il sesamo sopra, che le ho prese anche per me perché sono curiosa di sentire come sono, magari mettendoci dentro un po' di prosciutto sono buone. Poi, essendo della Riviera, non gli potevo far mancare la piadina. Questa qui scade ad agosto, io spero che entro agosto gli arrivi. Questa, poi le ho mandato, anzi le manderò, questo qui che mi ispirava anche a me, Coconut Rings, sono dei biscotti al cocco e raspberry cosa sono, le more, non so, mi ispiravano. Ho detto proviamolo. Sono della Kettner Cookies come marca. Sono questi qui. Io ho cercato di trovare cose anche che hanno lunga scadenza, cose che magari non penso mi diano problemi per la spedizione perché non è neanche semplice. Poi le mando questo block notes, quello da muro con la calamita, drink cold soda, secondo me è sempre utile, quindi un po' a tema cucina. Io ne ho uno simile, ce l'ho qui in cucina ed è utile quanto mi devo segnare qualcosa al volo. Poi, visto che gli piace anche la cartoleria, eccetera, le mando tutti questi stickers che sono a
a tema cucina, quindi qui abbiamo un po' di dolcetti, gelati, qui a tema cinese, giapponese, sushi, eccetera, e qui un po' di frutta. Poi le mando queste mollettine cupcake che puoi utilizzare, appunto io ce l'ho anch'io queste, le uso in cucina per chiudere i sacchettini delle pietanze, io le trovo carinissime. E infine, come ultima cosa, le mando questo quadernino che ho creato io, un quadernino molto semplice, ve lo faccio vedere, eccolo qua. E ci ho messo sopra appunto qualche mia creazione in resina, abbiamo la macchinetta del caffè, la marmellata, una ciambellina, un cupcake, una tortina e un'altra ciambella. Ho scritto con la penna indelebile le mie ricette. Appunto, un quadernino così simpatico dove potrà appunto scrivere le sue ricette e se vuole appunto attaccarci questi stickers a tema, io insomma la trovo una cosa carina. Ok, questo è tutto quello che le mando, spero che le possa piacere assolutamente. Chi volesse fare qualche swap con me, sempre potete contattarmi sotto, io lo faccio. E ci vediamo presto in nuovi video. Baci, ciao ciao!